hobby. Ecco cosa mi era rimasto sullo stomaco. Un ragno. Ciao, bentornati sul mio canale. Benvenuti in un altro video per Halloween. Come spero abbiate capito, oggi vi presento questo tutorial da strega. Non so se è una sexy strega, una strega una strega fashion con queste labbra rosse glitterate. Lo spunto mi è stato dato da il musical Wicked. Non so se ne avete sentito parlare. Comunque è uno dei musical più famosi nel mondo, strafamoso a Broadway e da tanti anni numero uno a Londra. Io quando vivevo lì avevo vari tutor della mia accademia che lavoravano a teatro su questo musical e io stessa sono andata a vederlo credo 3 volte. Mi è piaciuto tantissimo. Se andate a Londra non lasciatevelo sfuggire. È la vera storia delle streghe di Oz e c'è appunto questa strega verde che così è il personaggio a cui è ispirato questo tutorial ed è uno dei musical più belli in assoluto che abbia mai visto, proprio per quanto riguarda la scenografia, i costumi, i trucchi, le parrucche, è tutto stupendo. Magari se riesco vi metto anche qualche foto qui nel video. Ecco, questa è la locandina del musical in cui c'è appunto la lotta tra la strega verde e la strega bianca, che è questa che vedete qui. Guardate i costumi, quanto sono belli, le parrucche e le scenografie, come vi dicevo. Tra un po' vi farò anche una strega brutta. Volevo concentrarmi sulle due versioni, una strega più fashion, bella, sexy, ammaliante, e una strega proprio brutta, tutta rugosa, vecchia, spaventosa. E sono molto soddisfatta del risultato e niente. Io vi lascio al tutorial. Ciao ciao. Per iniziare andiamo a coprire le sopracciglia e io utilizzo la colla Pretty Stick, quindi le pettino all'insù e poi con la colla in stick le vado a bloccare. In pratica applico la colla a più strati finché le sopracciglia non risultano completamente attaccate alla pelle e coperte. Potete aiutarvi anche con una spatolina, con il di dietro di le pinzette. Bene, adesso possiamo iniziare l'opera di pittura. Per questo trucco utilizzo un colore da body painting verde, questo è un colore acqua color della Make Up For Ever, potete utilizzare qualsiasi verde da body painting. Uso sempre un pennello da body painting, questo è della Royal Lang Nickel, e mi vado a dipingere l'intera faccia di verde. Ragazzi, come ho detto nel video della bambola rotta, il video precedente per Halloween, ricordatevi sempre di dare continuità al costume, quindi a seconda del costume che andate ad indossare, se è una maglia scollata o adesso io non so il costume che metterete voi, però portate sempre il trucco anche sul collo, perché è questo che darà continuità al lavoro, non potete fare un trucco spezzato a metà. Allora, passiamo all'altro occhio. Vado ad applicare una matita gialla all'interno dell'occhio, nella rima interna superiore ed inferiore. Come primer occhi applico un eyeliner in crema, questo è il Black Track della MAC. Come ombretto applico questo bellissimo ombretto minerale della MAC che si chiama Cinderfella. È un ombretto minerale della linea Mineralize. Questa è la linea vecchia, credo che adesso ci sia ancora, è ancora venduto ma il packaging è diverso, è cambiato, leggermente più piccolo. Questo è un ombretto che si può applicare sia asciutto che bagnato. Io lo applico prima asciutto e poi lo vado a bagnare. Ad
Adesso vogliamo creare questa forma d'occhio di gatto. Utilizzo un eyeliner liquido, questo è della Bourjois Ultra Black Clubbing Liner. Se non vi trovate con il pennellino che viene dall'eyeliner normale, potete anche utilizzare un normale pennello d'eyeliner. Vado leggermente al di sopra della mia piega naturale. Poi con un pennello nero e dell'ombretto nero vado a riempire lo spazio. Adesso non ci resta che riempire lo spazio bianco di verde, quindi utilizziamo lo stesso verde che abbiamo utilizzato per fare il resto del viso. Vado a dipingere le sopracciglia con un pennello angolato sottile e un ombretto nero. Vado ad applicare le Iconic Lashes di House of Lashes. E metto il mascara sulle ciglia inferiori. Adesso vado a fare un po' di contouring al volto e lo sfumo. È quello che facciamo di solito con il classico contouring, in questo caso lo facciamo colorato. Per rendere il mento più a punta, porto questa parte fuori e poi andiamo a scolpire il resto con un colore più scuro. E adesso non ci resta che dare un po' di tridimensionalità con un colore più scuro. Utilizzo un verde scuro, che è questo qui, un verde bottiglia, si chiama appunto Bottle Green ed è della MAC. Abbiamo detto che voglio dare un effetto di viso allungato, quindi farò in questo modo. Vado a scurire tutta questa parte qui per dare un effetto di viso spigoloso. Proprio come se volessi disegnare un triangolo qui. Vedete proprio come il viso spigolosissimo, come se fosse il mento da strego così a punta. Anzi, lo voglio rendere ancora più a punta. Vado ad aggiungere un po' di nero solamente all'estremità. Passiamo al naso, che andiamo a rendere più sottile. E sempre con il verde andiamo a tracciare qualche linea di espressione. Vado ad evidenziare le linee al lato delle mie labbra. Thank you.
Poi vado a disegnare per avere un effetto accigliato, sorpreso. Vado ad evidenziare un po' queste linee qui. Ecco, facciamo due triangoli. E poi delle lineette piccole al centro. Faccio anche qualche linea sulla fronte. Accento il mento per dare ancora più l'effetto di mento spigoloso. Non ci resta che passare alle labbra, che farò rosso glitterato. Vado a tracciare i contorni con una matita rossa. Ho dei brillantini rossi e una colla da glitter, potete utilizzare anche una colla per ciglia finte. Questo lavoro dovrebbe essere molto minuzioso, avrei dovuto farlo prima di fare tutto il trucco, però ho voluto farlo al trucco completo perché, non so, volevo fare prima tutto il resto del viso, quindi adesso dovrò stare molto attenta e andrò a munirmi di un cartoncino per applicare il prodotto. Ragazzi, questo conclude il mio trucco, vado a mettere parrucca, cappello e fascia sciarpa, ci vediamo fra poco. Se il video vi è piaciuto non dimenticate di iscrivervi al canale, darmi un pollice lì in su, seguitemi sugli altri social che trovate alla fine del video e ci vediamo al prossimo video. Buon Halloween!